Oggi argomento interessante che mi è stato chiesto da più parti. Chiller, torri evaporative o dry cooler? Bell'argomento. Diciamo che sono tre sistemi di raffreddamento che vengono impiegati sugli impianti industriali per raffreddare acqua che deve essere dedicata ad utilizzi appunto di processo, su utility di processo per il raffreddamento di produzioni industriali. Chiaramente la prima scelta tra queste varie tipologie di macchine dipende dalla temperatura alla quale abbiamo bisogno dell'acqua di raffreddamento. È chiaro che se necessitiamo di un'acqua particolarmente fredda a 10 gradi, 7 gradi, addirittura attorno agli 0 o sotto 0, la scelta è direi obbligata. Non possiamo esimerci dall'utilizzare dei gruppi frigoriferi, dei chiller in sostanza. È chiaro che vi sono poi tutta una serie di condizioni intermedie dove la temperatura dell'acqua di raffreddamento invece può essere anche un po' più alta, che ne so, 25, 30 gradi, 35 gradi, è comunque un'acqua fredda, diciamo così, che però può essere ottenuta con diverse tipologie di macchina. E ognuna di queste tipologie presenta i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Il gruppo frigorifero è il tipo di macchina che risente decisamente meno delle condizioni ambientali, o meglio, se progettata adeguatamente, risente meno delle condizioni ambientali. Chiaramente vi sono macchine frigorifere tropicalizzate che quindi possono funzionare con climi ambienti, con temperature ambientali molto elevate e allo stesso tempo dotate di corretti accorgimenti, funzionano anche in condizioni invernali. Parlo di ventilatori AC evidentemente, quindi con una variazione della velocità di condensazione. Quando abbiamo bisogno di acqua a 25-30 gradi, il dubbio comincia a diventare: uso una torre? Uso un frigorifero? Uso un dry cooler? Dipende dalle condizioni ambientali. Chiaramente se siamo alle nostre latitudini, parlo di Italia centro-nord, Europa, una torre evaporativa consente di ottenere acqua fredda più o meno attorno ai 29, 30, 31 gradi. Un dry cooler comincia a faticare, perché basando il proprio effetto raffreddante esclusivamente sulla temperatura ambientale, durante la stagione estiva, quando la temperatura ambiente raggiunge i 30, 35 gradi, potremmo avere un approccio di 5 gradi, ovvero ottenere acqua a temperature di 35-40 gradi, contro i famosi 30-31 gradi di natura. È pur vero che durante la stagione invernale, o durante la mezza stagione, un dry cooler ci consente di avere l'acqua fredda alla temperatura che vogliamo. Quali sono i vantaggi di un dry cooler rispetto a una torre evaporativa? Il fatto che una torre evaporativa ha un circuito aperto, mentre un dry cooler è un circuito chiuso. Questi evidentemente sono anche quei fattori che determinano la differenza di resa tra dry cooler e torre evaporativa. Chiaramente avere un circuito chiuso è un vantaggio perché non risentiamo dell'eventuale polvere presente nell'aria, non risentiamo dell'effetto di evaporazione, quindi della concentrazione dell'acqua, quindi non risentiamo di tutti quegli effetti legati al fatto di avere un consumo d'acqua, quindi un reintegro con dell'acqua che deve essere trattata. Di contro, essendo un circuito chiuso, in inverno dobbiamo stare attenti al congelamento, perché se scendiamo a temperature troppo basse rischiamo di congelare l'acqua. Se congeliamo l'acqua, spacchiamo i tubi, di conseguenza bisogna attivare glicole. In sostanza è un discorso abbastanza complesso, che va analizzato di volta in volta, caso per caso, per capire qual è la soluzione ideale. Uno dei trend attuali, ad esempio, è quello di abbinare ai chiller, quando serve acqua ad esempio a 15 gradi, dei sistemi di free cooling, quindi dei dry cooler, che durante la stagione invernale vanno a sopperire al gruppo frigorifero, consentendo di spegnere di fatto i compressori e risparmiare energia. Evidentemente d'estate dovrò continuare a utilizzare il chiller. Lo stesso sistema di free cooling si può ottenere con una torre evaporativa, ma attenzione, è sempre meglio interporre uno scambiatore perché, come dicevo prima, il circuito di una torre evaporativa è un circuito aperto, quindi a rischio inquinamento dell'acqua. Ergo, inquinamento dell'acqua che va ai processi industriali, trattamenti, eccetera, eccetera. In sostanza, è una scelta che va fatta con oculatezza e che va analizzata preventivamente in fase di progetto o di pre-progetto per poi scegliere la soluzione corretta. Buona giornata, grazie.